Presidente, che ricordi ha di quella annata straordinaria che si è conclusa poi con una storica promozione in Serie C2? Beh, sono dei bellissimi ricordi. Oggi sono veramente emozionato di rivedere delle persone che non vedevo da tantissimi anni. Alcuni li ho visti recentemente, ma molti ne vedevo tantissimi anni. Che dire, sono delle cose indimenticabili. Venivamo da una stagione deludente, una squadra costruita dal niente, nuova, con un allenatore esordiente nella categoria, eccetera. Veramente abbiamo avuto a che fare con delle autentiche corazzate tipo la Ternana. Perché la Serie D di allora non era la Serie D di oggi, e abbiamo fatto un percorso veramente entusiasmante. L'annata bellissima, perché siamo partiti con un gruppo di giocatori per cercare di fare un bel campionato, e invece strada facendo la cosa è sempre migliorata, la squadra è sempre migliorata, siamo riusciti a fare un buon gioco, a migliorarci sempre, lavorare bene, gruppo compatto e pieno di talento, e quindi poi man mano insomma abbiamo avuto 31 risultati utili consecutivi, e quindi è stata veramente una bella cavalcata. Che effetto ti fa quest'oggi vederli praticamente quasi tutti qui oggi allo stadio Bonolis? Beh, mi fa bene, mi fa un bel effetto, molto positivo, anche perché vedo che stanno tutti bene. Sono venuti tutti e quindi la cosa mi fa molto piacere. È una bellissima emozione, che abbiamo vissuto quell'anno una stagione indimenticabile, quindi anche perché venivamo da due stagioni un po' così, e quell'anno fu veramente una cavalcata vincente. Quanto è stato tirato quel campionato contro la Ternana? È stato bellissimo la vittoria a Terni, quindi indimenticabile. Il tuo giocatore, il giocatore che ricordi con maggiore affetto? Ma di quella squadra un po' tutti, perché avevano messo, prima di metterci le gambe, avevano messo il cuore verso questa maglia, verso questa città, verso questi tifosi.